abbiamo bisogno di correttezza, di onestà, abbiamo bisogno di pulizia, abbiamo bisogno di moralità. Lo Spirito Santo ci aiuterà. L'educazione dei figli è vero che compete al padre e alla madre insieme, ma nell'educazione dei figli la madre ha sempre, a mio giudizio, un peso particolarmente notevole. Ma anche al di fuori della famiglia, la donna nella vita sociale, nella vita politica del paese, deve farsi avanti per portare le sue doti di sensibilità, le sue doti di spiccata umanità, le sue virtù di coraggio, di spirito di sacrificio, di tolleranza e di bontà. Questa città ce la farà, perché alla fine il male non può trionfare. Alla fine il bene deve trionfare. I malvagi, che sono pochi ma ci sono, alla fine devono essere vinti e superati dai buoni. I cattivi sono audaci perché i buoni sono paurosi. Io credo che la giornata di oggi segna per Biancavilla una svolta sulle vie del bene e chiude un capitolo molto triste di crisi continue nell'amministrazione comunale e di vero impegno di tutti per il progresso di questa città molto antica, carica di storia, di religiosità, carica anche di cultura. Questa città ha bisogno di risorgere e io credo che grazie anche a Don Bosco risorgerà. Il municipio c'è per servire, così come le parrocchie ci sono per servire. La parola autorità, lo sappiamo bene, viene da un verbo latino, augere, auctoritas. E augere significa far crescere, non immiserire, non schiacciare, non impoverire la personalità della gente sulla quale si ha autorità. Ma l'autorità ha il dovere di far crescere la personalità in autentica libertà interiore, spirituale, morale, civica, la libertà dei cittadini.